Si è svolta nei giorni scorsi a Loreto la 37esima Assemblea Generale delle Famiglie Francescane, l'incontro dei ministri provinciali italiani dei diversi ordini che si rifanno San Francesco. A partire dal tema Con Francesco, Cattolici Apostolici, una sfida per noi oggi, i provinciali hanno vissuto momenti di confronto, dialogo e riflessione comune. L'incontrarsi tra frati, al di là del colore delle tonache e dell'appartenenza istituzionale, ci si rifà comunque allo stesso germe che è Francesco d'Assisi ed è bello sentire come oggi, pur nella diversità, si cerca di continuare quella intuizione che ha avuto Francesco d'Assisi. Lo scambio è sempre una ricchezza di suo perché permette il confronto, permette la comunicazione di esperienze diverse. Durante l'assemblea le diverse famiglie hanno avuto momenti separati ed iniziative comuni, sia spirituali che culturali. Tra i vari appuntamenti c'è stata la presentazione del documentario Benvenuti a Loreto, una videoguida del Santuario della Santa Casa realizzata da Novatì in collaborazione con la provincia dei Cappuccini delle Marche. Il cantante Amedeo Minghi ha poi presentato il suo progetto Cantare la Fede, pensato proprio per l'unione delle famiglie francescane. Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, ha infine stimolato una riflessione sulla presenza francescana nella Chiesa e nel mondo di oggi. La famiglia francescana ha un valore straordinario proprio in questa complementarità delle proprie componenti, no? Che gli permette di realizzare in pienezza nella comunione il proprio messaggio. Difficilmente una delle tre componenti della famiglia francescana riesce da sola a esprimere completamente il messaggio francescano, che invece si realizza, così come poi peraltro la vita di Francesco in qualche modo ci ha detto, nella partecipazione di tutte le componenti all'unico obiettivo, all'unico progetto. Un rapportarci tra di noi, come avviene in questi giorni, certamente significa che noi possiamo comunicare gli uni agli altri le nostre esperienze, le nostre modalità di vivere la nostra esperienza francescana. L'attesa è di crescere un po' nella comunione, nella solidarietà tra i vari frati e i vari ordini francescani presenti sul territorio italiano. Oltre ai lavori e agli incontri nei diversi gruppi, i frati hanno vissuto un momento particolarmente intenso di preghiera nel Santuario della Santa Casa, guidati dal Vescovo di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci. I frati si sono soffermati anche all'interno della Beata Casa, che la tradizione dice essere la dimora della Santa Famiglia trasportata da Nazareth a Loreto dai crociati sul finire del XIII secolo. Questo a me, almeno in questi giorni, ha portato proprio a questo, a rimettermi un pochettino in discussione. Io credevo che il francescanesimo fosse il mio, mentre invece ho capito che c'è meglio del mio. Il potercelo dire, al di là di quelli che sono anche i problemi che tutti stiamo vivendo oggi, l'invecchiamento, il calo di vocazione numerica, però il sentire che c'è ancora vita, questo rende bello anche il nostro incontrarci.